Gentili web spettatori, siamo con Mario Valentini, graditissimo ospite qui alla conferenza di presentazione del Giro della Campania in Rosa, giunta alla terza edizione. Lei si occupa di paraciclismo per la Federazione Paralimpica Italiana. Esatto, bravo. Quanto è importante, anche diciamo, lei non è campano, però quanto è importante per questi territori un po' bistrattati e un po' più difficili rispetto agli altri ospitare una rassegna di questa importanza? Beh, per quanto riguarda il Giro delle Donne, ormai è una realtà consolidata. Oggi qui ha 18 squadre quest'anno, i vincitori dell'Albo d'Oro sono, come si dice, campionesse, e questo è importante. Oggi ho avuto la soddisfazione, io sono direttore di corsa per 5 anni alla Coppa Caivano, ma oltre alla Coppa Caivano da corridore il 1° maggio corriamo a Via Caracciolo, arrivando una tappa da Marcianise a Via Caracciolo, credo che sia una cosa bellissima. E poi questo grande pubblico, la Campania c'è un pubblico eccezionale. Caivano, io quando ero di Vercusa credo si parlavano di 40-50 mila persone, questo c'è. E poi ho sentito l'altra bella notizia della riapertura della pista di Marcianise, e credo per i ragazzi di oggi, come lei ha detto, un po' bistrattati, è un grosso punto di riferimento, almeno non stanno in mezzo alla strada. Non posso esimermi dal chiederle una domanda sul paraciclismo e diciamo la situazione a volte difficile che attraversano persone che hanno disabilità. Che messaggio si sente di trasmettere a quanti ci ascoltano e il suo auspicio per lo sport italiano? Allora, noi siamo intanto, comincio dall'ultima domanda, la squadra più forte al mondo da 5 anni, 18 anni fa non avevamo niente, adesso abbiamo parco, mezzi e corridori da far paura. Il messaggio che voglio dire è che questi ragazzi, l'80% sono incidenti sul lavoro, purtroppo sono incidenti automobilistici, ma quasi tutti hanno ragione, cioè l'automobilista che crea il danno. Sembra una cosa che non è giusta, però purtroppo l'automobilista o gira a sinistra o apre uno sportello, tutto. Pertanto quando vedete un ragazzo in carrozzina strizzate l'occhio e dategli una botta sulla spalla, perché non sono, come si dice, poveracci, come si dice, sono veramente atleti e persone che ti insegnano. Molte volte mi accorgo che il disabile nel gruppo so io. Grazie mille per la sua disponibilità e la invitiamo a seguirci sui nostri media e sul web. Ciao, grazie a voi.